È il ruolo della cooperazione internazionale nelle riforme e potrebbe essere straordinario, perché la cooperazione internazionale in realtà è un terreno non ben definito e potrebbe essere, e lo è stato in alcuni casi, in alcune esperienze, una sorta di laboratorio dell'innovazione. Laboratorio dell'innovazione vuol dire che i problemi ci sono, qualche volta c'è anche la volontà politica. E spesso ci sono le capacità da parte della gente, ma mancano gli strumenti concettuali e le occasioni per innovare. Bene, la cooperazione può dare questo spazio e naturalmente occorre che questo spazio poi sia riempito attraverso persone che in rete fra di loro, come è successo qui a Trieste, riescono a fare il bilancio delle esperienze che funzionano e quelle che non funzionano e a innovare. E trasmettendo anche ad altri il senso di queste innovazioni e riempiendo in modo intelligente questi spazi. Purtroppo la cooperazione non viene usata così, viene usata in modo opportunistico per fare operazioni paternaliste, per fare cose che sono sotto gli occhi di tutti, a Haiti, perfino per cose fatte in modo militare addirittura, ma un piccolo spazio c'è e noi cercheremo di utilizzarla per questa sua funzione di laboratorio dell'innovazione per lo sviluppo umano.